Benvenuti ragazzi, sono Jesus e oggi siamo nell'ultimo episodio di Mega Man Star Force. Molto probabilmente, non lo so, penso che finisca dopo questo. Quindi, finalmente, lo scontro finale sta in guardia. Ragazzi, dobbiamo affrontare Andromeda e RDFM. Cambio di andamento, Geostella, sei in onda. Naturalmente ho salvato, dovevo entrare, non sono più. Ragazzi, ci siamo finalmente. Siamo arrivati a destinazione. Wow, le onde sono davvero forti qui. Questo significa che il RDFM è vicino. Omega Xyz, finché sei in quel corpo non sei una minaccia per me. Ti concedo il permesso speciale di salire qui alle scale e presentarti da me. Vieni ora. Anche se non mi avessi invitato, sarei comunque salito lassù. Forza Geo, andiamo. Sì. È questo qua il RDFM? Bene, Mega Man, Omega Xyz. Così il nemico che appare davanti a me è uno dei miei guerrieri. Chi l'avrebbe mai pensato? Allora è questo che significa mordere la mano che ti nutre. Nessun guerriero di AM mi ha mai raggiunto, però ci è riuscito uno dei miei. Lode a te. RDFM, fermate l'attacco alla Terra. Silenzio, distruggerò tutti i pianeti che pensano di nuocermi. Nuocere? Ci deve essere un malinteso. Mio padre venne fin qui per creare una Brotherman con il pianeta FM. Silenzio, ma quale Brotherman? Il vostro vero obiettivo era l'invasione. Non riuscirete mai a ingannarvi. Incapace. Non è la prima volta che la paranoia del re prende il sopravvento. Geo, c'è solo un modo per fermarlo. Avete un modo per fermarmi? Di cosa state parlando? Non esiste modo di fermarmi. Lo sapremo solo provando. Ehi, Reuccio, prima dicevi che nessun abitante di AM ti aveva mai raggiunto prima, così... Beh, direi che questo mi rende il primo. No, firmate una... Che rivelazione sconcertante è mai questa? Un sopravvissuto di AM? Cosa? Tu sei un sopravvissuto del pianeta AM? Geo, ricordi che dicevi che io non avevo mai perso nessuno? Beh, non te l'ho detto allora, ma tutto ciò che era prezioso per me mi è stato rubato da lui. Per questo posso dire che capisco come ti senti. Mega, se non faccio nulla la Terra finirà come il mio pianeta, il pianeta AM. Ecco perché ora dobbiamo fermarlo. Sì. Cosa potranno mai fare un abitante di AM e un piccolo terrestre? Se credete di potermi fermare, allora venite e provateci. Svegliati dal tuo sonno, Andromeda. Oh, questo non pensavo di dover affrontare Andromeda. Io pensavo di arrivare lì e fermare il re prima che risvegliasse Andromeda, non di fermare Andromeda. Quello è Andromeda? Il suo nucleo è una sfera di solitudine. Ha un corpo AM, ma tutto ciò che fa, così solo e triste, è mangiare altre creature AM. Andromeda, serviti l'antipasto prima che io ti serva il piatto principale, la Terra. Distruggerò chiunque mi si opporrà. Mega, ci siamo, lo scontro finale. Mostriamo a quella peste sfiduciata di un re il potere del nostro legame. Scontro finale, cavalca! Vi pentirete di aver osato sfidarmi. Andromeda, vai! Ma stiamo scherzando? Ci guardate com'è! Cioè, no, è impossibile, dai! Siamo realisti! 2500 punti vita? Ma scherziamo! Ma scherziamo, ma... What? È impossibile! Cosa sono qua? Meteoriti? Andromeda lancia meteoriti? Ah beh, mi rallegra questo gioco. Oddio, ma porca miseria, ho preso un missile in faccia. No, volevo fare... Ho sbagliato carta. Porca miseria, sto prendendo sbagliato. Porca miseria. Allora. Pegasus Magic, dammi una mano tu perché la vedo nera. L'ho già detto che la vedo nera? Ah, porca miseria. Cosa sta facendo? What? No, rasentiamo l'impossibile adesso, dai! Cioè... Cosa? What the fuck? What? Ma è impossibile veramente adesso!
Porca miseria, mio. Ragazzi, ho 30 punti vita, 30! 30! 30! Un colpo su... Sono... due colpi. Ecco la mia testa. Ok, questo è il primo. Oddio mio. Dio. Non ce la farò. No, ma io... Sì, grazie, mi sono preso un meteorite in faccia. Grazie. Ragazzi, ho finito le carte. Ragazzi, sto finendo. Dio! Sì! Ma ne ho ancora 273. Porca miseria! No! Come ho fatto a pararlo nello suono di tutti? Non fate domande, non è il momento. E via di Star Force. No, via. Porca di quella miseria. Tu muori prima o poi? No, anzi, allora, prima questo, dopo tutto il resto. Porca miseria. Sì! Oddio, ce l'ho fatta. Ok, basta. Sì! Tiè! Andromeda! Impossibile, non ci può essere un potere in grado di sconfiggere Andromeda. Andromeda, alzali e distruggili. No, tu mi pigli per il culo. No, seriamente adesso, dai, eh. Cioè, come fai a essere ancora vivo? Geo sta arrivando per un altro round. Puoi ancora combattere? Ah. No. Pare che abbiate usato tutta la vostra forza. Finisci Andromeda. Geo, devi riprenderti! Ah, non riesco. Il mio corpo non ha più energia. Ah, anche se sei in forma d'onda, sei ancora un umano. Non sei nato per assorbire tutte queste radiazioni. Deve esserci un modo per farti sopportare le onde M dal radio FM. Dannazione! Arrenditi, Mega Man. Ti prego, non mangiarmi. Cosa sta... What? Fermati, Andromeda! Ah, aiuto! Ah, Andromeda è impazzito! Dobbiamo fare qualcosa, altrimenti... Ah, il mio corpo non si muove. Mi spiace, ragazzi. Non sei solo, Geo. Resisti. Sonia, come fare a essere qua? Resisti, Geo. Anche lui, non come fa a essere... Come fanno a essere qua? Se perdi, non te lo perdonerò, Geo. Dettagli. Ok, Bud e Zack. Tifo per te con il Beef Power. Cos'è? Contiamo su di te, Geo. Puoi farcela, Geo. Ah, c'è anche Pat. Ah, c'è anche mio padre. Alzati. Sono tutti con te, Geo. Credi nel potere della vostra amicizia. Papà, ragazzi, io riesco a sentire la vostra forza. Fai così. Cosa? Cos'è questo potere? Ragazzi, datemi la vostra forza. Così. Ah! Andromeda Caput! Ah, Andromeda! Ma scusate, io l'ho sconfitto, che... L'ho sconfitto un colpo di Mega Buster, Andromeda, veramente? Vabbè. Perché non mi finisci? Sei venuto qui per avere la tua vendetta, no? Già, è l'unica cosa che credevo avrebbe cancellato il mio dolore. Ma ora non mi serve più. Stare con Geo così a lungo mi ha fatto guardare la vita con più ottimismo. Inoltre, tu non hai più il tirapiedi o Andromeda, perciò sei impotente ora. È vero ciò che tu dici, ho perso. Ma permettimi di chiederti una cosa. Dove hai preso il tuo potere di distruggere Andromeda? Beh, ascolta bene e ricordatelo. Questo è il potere dell'amicizia, a cui i terrestri tengono tanto. Il potere dell'amicizia? Esatto, il potere che diamo a qualcuno quando ci fidiamo di quella persona. La capacità di diventare più forti entrambi. Questo è il vero potere della nostra amicizia. Più persone hai di cui ti puoi fidare, maggiore diventa il tuo potere.
Io non mi fido di nessuno. Da quando sono nato la gente ha cercato di cancellarmi per rubarmi il trono. I miei fratelli, i miei parenti, gli amici, tutti hanno ideato piani per cancellarmi. In verità ho quasi avuto degli amici. Credevo di avere dei fedeli seguaci, ma alla fine si sono dimostrati uguali agli altri. Se non posso fidarmi di quelli più leali, come posso fidarmi di perfetti estranei? L'unica cosa di cui potevo essere certo degli estranei era che volevano tradirmi. Ho deciso che non dovevo fidarmi degli altri, perché alla fine mi avrebbero tradito. Non fidarmi degli altri ha solo riempito la mia vita di solitudine. Non dovevo fidarmi degli altri perché alla fine gli altri mi avrebbero tradito. Pensavo anch'io la stessa cosa. Per me, chiunque si avvicinasse con un sorriso sulla faccia era sospetto. Infatti il pianeta FM attaccò il pianeta M l'anno dopo che proponemmo diventare amici. Fu allora che apparve Gemini. Osservò il pianeta M con sospetto e disse che il pianeta M progettava di attaccarci. Gemini, quello stupido. È stato facile per lui manipolare un reg già paranoico di suo. Anche mio papà contattò il pianeta FM, sperando di creare un legame d'amicizia. Sì, ma ora basta. Vieni, finiscili. Non posso. Perché no? Mio papà voleva davvero che la Terra diventasse amica del pianeta FM. Se ti finissi tradirei mio padre e ciò in cui credeva. Perciò credo che ti perdonerò, invece. Tu vuoi perdonarmi? Io ho cercato di distruggere il tuo pianeta. In cambio però ho una richiesta. Una richiesta? Veramente due. Prima voglio che tu ti fidi di me. Mio padre diceva sempre che la ragione per cui le persone litigano è perché non si conoscono tra loro. Se si conoscessero meglio, allora potrebbero fidarsi. Non sapevo cosa provavi, ma in questa battaglia ho imparato molto. Ho capito che dalla solitudine non nasce mai niente di buono, che solo grazie all'amicizia con gli altri possono nascere cose belle. Dalla solitudine non nasce mai niente di buono. Già, credo sia vero. E qual è l'altra tua richiesta? Spero che tu sia mio amico. Tu e io? Saresti il primo amico che io abbia mai avuto. Credo tu abbia bisogno di amici in cui credere. Io ho un mucchio di amici e sono loro che mi hanno aiutato ad arrivare dove sono ora. Io sarò il tuo primo amico. Se hai persone di cui fidarti, il tuo freddo mondo solitario diventerà molto più caldo. Il mio mondo cambierà. Terrestre, io posso fidarmi di te, vero? Perché dubiti ancora di lui? Ha il potere di distruggere Andromeda. Non ha alcun motivo per imbrogliarti. Megaman, voglio dire, Terrestre, mi puoi dire il tuo nome? Mi chiamo Geostellar, ma basta Geo, vostra maestà. Il mio nome è Cepus, e puoi chiamarmi così. Geo, Cepus, da ora siamo amici, tu e io. Ottimo lavoro. Sì. Omega Xyz, sei d'accordo? Eh? Sei sicuro di non volere la tua vendetta? Gemini mi ha ingannato e ho distrutto il pianeta M con Andromeda. Non fare lo stupido, sei amico di Geo, no? Se ti facessi del male sarei davvero cattivo. Omega Xyz, grazie. Tornerò al pianeta FM e prometto di dire a tutti i suoi cittadini di godere della forza che dà un cuore fiducioso e di fare ammenda per aver distrutto il pianeta M, ricostruendolo. Cepus. Vi aiuteremo a ricostruire il pianeta M. Chi parla adesso? Basta, comparse strane. Chi è che parla? Chi so? Sono gli amministratori dei satelliti. Da quanto tempo, ragazzi? Ma vi ricordavo più abbronzati. I trasaggi del pianeta M. Megaman, hai combattuto bene. Omega Xyz, come pensavamo. Sei davvero uno di noi. Tu, Radi FM, che hai aperto il tuo cuore. Se continuerai ad avere un cuore fiducioso come Megaman, il potere di ricostruire il pianeta M apparirà. Non tutti gli abitanti di AM sono morti, ancora vivono su altri pianeti, come noi. Se facessimo ritornare tutti, il pianeta M tornerebbe a riempirsi di vita. Pegasus, Dragon, Leo, prometto di non perdere il mio cuore fiducioso. Molto bene. Ah, perfetto, tutti felici adesso? J, Omega Xyz, arrivederci. Ci incontreremo ancora. Omega Xyz, tutto bene? Sì, mi farò dare un passaggio. Senza di me Geo non arriverà a casa. Inoltre mi sono abituato alla Terra, perciò resterò nei paraggi per un po'. Da te ce lo aspettavamo. Abbi cura di te, Cepus. Anche tu, Geo. E ora? Ho fatto la cosa giusta? Hai salvato la Terra. Non credo che qualcuno avrà qualcosa di cui lamentarsi. Forza, torniamo a casa sulla Terra. Ok. Se mi pigliavi, cosa ti sei fatto? Mi sono beccato il labbro. Headshot.